Ciao amici, benvenuti sul canale delle ricette di Sara. Oggi ho preparato involtini di pesce spada, buonissimi, alla siciliana. Una ricetta da fare e soprattutto da non perdere. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Commentate se vi piace questa mia ricetta. E adesso non ci resta che allacciare il grembiule che si inizia. Ciao amici, benvenuti sul canale delle ricette di Sara. Oggi prepariamo gli involtini di pesce spada. Abbiamo bisogno di prezzemolo, pesce spada tagliato a fettine, origano, 50 g di parmigiano grattugiato, 150 g di mollica di pane, pinoli quanto basta, l'aglio, un po' di olive tagliate finemente e il caciocavallo. Adesso iniziamo con il prezzemolo e lo tritiamo finemente. Prima iniziamo a togliere le foglioline. Adesso tritiamo finemente. Una volta che avete tritato finemente il prezzemolo, prendete due spicchi di aglio. Il prezzemolo lo mettete da parte. Tagliamo a metà, vediamo se c'ha l'anima. Ok, adesso tritiamo finemente anche l'aglio. Una volta tritato l'aglio, lo mettete da parte vicino al prezzemolo che avete tritato finemente precedentemente. Adesso prendiamo i pinoli e tritiamo anche i pinoli. Una volta tritati finemente i pinoli, li mettete da parte insieme al prezzemolo e all'aglio che avete tritato finemente. Poi tagliamo finemente le olive. Per fare prima potete anche metterle in un mixer e tritarli. E questo li mettiamo da parte. Poi, dato che a me è avanzato dei pezzettini piccolissimi di pesce spada, li tagliamo finemente a striscioline, grossolanamente, come preferite. Una volta che l'avete tagliato a pezzettini piccoli, li facciamo cuocere giusto un paio di minuti, li scottiamo in una padella con un filo di olio. E adesso lo facciamo cuocere giusto un paio di minuti e poi lo lasciamo raffreddare. Adesso prendete un recipiente bello capiente, inserite la mollica di pane 150 grammi, tutto quello che abbiamo finemente tritato, prezzemolo, aglio, le olive, i pinoli, 50 grammi di grana grattugiato, parmigiano, ciò che volete, che desiderate, l'origano quanto basta, mescolate ,
Vi consiglio di farlo 10 minuti prima di inserirlo, di fare il ripieno degli involtini, così si insaporisce meglio. Un filo di olio, abbondiamo, mescoliamo. Io ho messo le olive perché mi mancavano i capperi, però potete anche sostituirli con i capperi. Poi spremete un limone, una volta che si è raffreddato il pesce spada lo inseriamo nell'impasto che abbiamo fatto. Poi se non vi avanza non fa niente, se non vi avanza il pesce spada, e mescolate. Allora adesso prendete un po' del ripieno, schiacciatelo . Mettete un po' di formaggio, poi prendete i due lembi e chiudiamo. Poi sigillate bene. Come se faceste una polpetta, prendete un po' di olio, passate un po' di olio sopra l'involtino e lo passate nel pangrattato. Poi prendete uno spiedino e lo infilzate. E questo è il primo. Poi adesso facciamo via via tutti gli altri. Quindi mettiamo un po' di ripieno. La prossima volta fate fare al vostro pescivendolo una fettina un po' più larga, vi consiglio. Quindi prendete i due lembi e poi chiudiamo, lo arrotoliamo e compressiamo. E fate così con tutti gli altri, con tutte le altre fettine di pesce spada. Bene amici, abbiamo fatto i nostri involtini di pesce spada, un po' di olio, una spolverata di origano e delle fettine di limone. Infornate a 200 gradi per 20-30 minuti. A dopo. Bene amici, ecco la mia ricetta. Se vi è piaciuta, iscrivetevi al mio canale, condividetela e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!